approfondito, che però lascia dall'altra parte un grandissimo spazio di approfondimento, di studio, di ricerca, e ha permesso, ad esempio, noi in questa esperienza, in questo esperimento, durato circa 6 anni, perché comunque raccogliere un gruppo di mobili di questa quantità e approfondirli, studiarli, fare dei confronti con altre opere, con altri mobili, è stato un lavoro che ha richiesto del tempo. È stato però molto bello e ci ha permesso di fare delle scoperte e di farvi questa proposta che in questa settimana abbiamo un po' presentato. Nella chiacchierata un po' semi nascosta con i primi di voi che si faceva con Giuseppe, si diceva che è stato un evento fortunato da un certo punto di vista, perché nonostante la situazione di pandemia che non ha permesso di venire senz'altro a tutti, però abbiamo riscontrato comunque un discreto successo, nel senso che è venuta tanta gente, soprattutto gente interessata veramente a quello che stava guardando, ad approfondire, cercare di capire il più possibile. È un po' il nostro obiettivo, quello di dare più conoscenza possibile alla storia delle arti decorative, per quanto mi riguarda, alla storia dell'arte come cooperativa, perché crediamo che il lavoro di antiquariato abbia bisogno di questo, fondamentalmente ha bisogno di cultura e di avere gente che ha voglia di non comprare il mobile solo per l'arredo, ma perché ci legge dietro un pezzo di storia, un pezzo di significato diverso. Io non ruberei troppo spazio a Giuseppe. Giuseppe, per chi non lo conosce, Giuseppe Beretti è senz'altro il massimo studioso oggi di Giuseppe Maggiolini, e quindi ci racconterà meglio lui senz'altro di quanto ho fatto io in questi giorni. E non solo di Giuseppe Maggiolini, ma delle arti decorative, in particolar modo la storia del mobile italiano. Quindi Giuseppe, ti lascio la palla e poi se c'è bisogno io sono qui. Bene, e poi aspettiamo anche le domande. No, buonasera. Sì, alla fine scusate, mi sono dimenticato di dire questo. Mandate domande anche fin da ora chi avesse domande e alla fine poi dopo le raccogliamo e cerchiamo di rispondere. Sì, beh, insomma, io ho cominciato a occuparmi di Maggiolini, direi, nel 1992, come proprio un lavoro di ricerca che io feci un po' su suggerimento di Craig Alberici, che era conservatrice della raccolta d'arte del Castello Sforzesco, quando io feci in quegli anni, 91-92, quello che all'epoca era il servizio civile nella raccolta d'arte del Comune di Milano. E avevo già così un interesse, una passione per il restauro, per il mobile antico. Io vengo da una famiglia di falegnami. E lì ho cominciato, devo dire, un po' per caso, un po' per fortuna, su suggerimento della dottoressa Alberici, mi dice: ma perché non studia tutti quei disegni di Maggiolini che sono al gabinetto dei disegni, che non li guarda mai nessuno? Era molto dispiaciuta da questa cosa. Io cominciai a guardare questi disegni. Cominciai a vedere chi aveva pubblicato questi disegni prima di me. Aveva pubblicati Morazzoni, aveva pubblicati Alvaro González Palacios, poi nel Tempio del Gusto, e cominciai a studiare Maggiolini. Anche lì, per un altro caso, un editore, che non credo sia più attivo come editore, che era Malavasi, un libraio antiquario, mi dice: dai, ma faccia un libro su Maggiolini, che insomma l'ultimo libro è del 1953 di Morazzoni. E io, devo dire, con una buona dose di incoscienza, cominciai a studiare. Avevo molto tempo, perché a quel punto facevo servizio civile, avevo delle giornate intere per studiare, sfogliare, ero di casa lì, per cui no, furono tutti molto gentili. E cominciai a studiare, a documentarmi, a richiedere materiale fotografico agli antiquari, ai collezionisti, ai musei. All'epoca, devo dire, era tutto molto più faticoso, mi rendo conto adesso, perché nonostante l'età e l'entusiasmo, le relazioni erano difficili, c'erano i fax, non c'era la posta elettronica, bisognava scrivere, bisognava aspettare, per cui insomma fu tutto un po' laborioso, però il materiale, devo dire, arrivò e io riuscii a imbastire questo libro che poi uscì nel 1994. Dicevo a Enrico, preparando un po' questa conversazione, quello che io ho fatto preparando il libro e poi successivamente negli anni successivi, in fondo è sempre stato un po' quello di togliere, cioè partendo dalla vecchia bibliografia, penso soprattutto a Giuseppe Morazzoni, molti di voi lo conosceranno, me lo sono messo qui, ve lo faccio vedere, questo
meraviglioso libro vintage, Immobili intarsiato, di Giuseppe Maggiolini del 1953, partendo proprio da questo corpus che Morazzoni mette assieme, ho cominciato a togliere, perché il problema è quello di cui io mi sono reso conto quasi subito, è che molto, molto materiale, molti immobili che erano stati attribuiti a Morazzoni fino al 1990-92 non sembravano, come dire, a me molto Maggiolini. Insomma, ho cominciato un po' a ragionare su quello, ma che cos'è davvero Maggiolini e che cosa invece è qualcos'altro, no? Perché io partivo da una categoria che è quella di Giuseppe Morazzoni, che devo dire, ahimè, è ancora un po' sopravvissuta anche oggi, che è quella della bottega Maggiolini, che era una categoria un po' omnicomprensiva, cioè tutto ciò che era neoclassico, aveva un sapore lombardo, apparteneva ancora al Settecento, era qualcosa che veniva fuori dalla bottega Maggiolini. Però io mi sono reso conto che questo non poteva essere, la qualità era troppo discontinua, anche tra alcuni mobili che Morazzoni pubblica una pagina prima, una pagina dopo. C'erano degli abissi proprio di qualità esecutiva, ma c'erano soprattutto degli abissi di qualità, come dire, di disegno, di invenzione dell'ornato. E allora a questo punto ho cercato di capire quali fossero le caratteristiche del lavoro di Giuseppe Maggiolini, del lavoro della bottega Maggiolini. Allora, una cosa, devo dire, sono riuscito a capirla quasi subito, anche come, non perché io fossi particolarmente bravo, ma perché a un certo punto ho cominciato a seguire la traccia dei disegni, perché noi di Giuseppe Maggiolini abbiamo questo fondo straordinario, che poi è stato schedato alcuni anni fa da me e da González Palacios in occasione del bicentenario della morte di Giuseppe Maggiolini, che è morto nel 1814. Abbiamo questo fondo straordinario che, come dire, ammonta a 2000 disegni, che sono i disegni che parte dei disegni che Maggiolini utilizza, raccoglie e conserva in tutta una serie di cartelle, e sono sono uno strumento straordinario, perché permettono proprio di seguire la produzione della bottega dai primissimi anni, quando Maggiolini ancora esegue dei mobili di gusto rococò. C'è un mobile meraviglioso delle raccolte d'arte del Comune di Milano, che è questa commode in bois de rose, con delle scene di cineseria e dei bronzi dorati sempre di gusto sinizzante, fino alle ultime opere. Maggiolini muore nel 1814, verso 1810 ha qualche problema di salute, la produzione si perde dalla bottega, però lungo tutto questo arco di tempo noi abbiamo i disegni, abbiamo i modelli che a volte Maggiolini riutilizza, a volte modifica, a volte sono dei disegni invece originali messi a punto per le singole opere. Ecco, tengo a dire una parentesi: mai disegni di Maggiolini. Maggiolini, ci siamo chiesti in questo lavoro che abbiamo fatto con González Palacios, se sapesse disegnare. E abbiamo detto un po' provocatoriamente: Maggiolini non sapeva disegnare, o meglio, Maggiolini per tutta la sua carriera utilizza, traduce dei disegni che quasi mai sono dei disegni suoi. Sono dei disegni molto belli, sono dei disegni di artisti, ci sono dei disegni meravigliosi di Andrea Piani, ci sono dei disegni di decoratori straordinari come Gioconda Bertolli, dei disegni di un pittore che lavorò a stretto contatto con Maggiolini per 40 anni, che è Giuseppe Levati. Dunque, seguendo la traccia dei disegni del fondo, lungo proprio tutto l'arco cronologico che va dal 1770 circa, 1810-1814, io mi resi conto che davvero non tutto quello che veniva raccolto sotto questa categoria era Maggiolini, ma c'erano delle differenze notevoli, visibili. Poi, osservando i mobili e anche, devo dire, specializzandomi nel corso degli anni, poi, siccome io faccio il restauratore, lavorando su questi mobili, cioè, ho cominciato a capire davvero qual è la qualità, qual è il rapporto di Maggiolini con i disegni originali e che cosa non è Maggiolini. Questo ovviamente mi ha creato un sacco di inimicizie, devo dire, da parte del mercato antiquario. Ci sono dei mercanti che me l'hanno giurata e va bene così, però, nel senso che
tutta questa massa indistinta, io ho cercato di dire questo è Maggiolini, questa è un'altra cosa. Quello che si è fatto un po' con Enrico negli ultimi anni è di dire ma che cos'è quest'altro qualcosa, perché poi alla fine in questi miei file di fotografie, di disegni che non sono Maggiolini, io ho cercato a un certo punto di cominciare a fare un po' ordine, di dire va bene, non sono Maggiolini ma qualcosa devono essere, anche perché una cosa era vera, e lì ci stava, come dire, l'errore di fondo commesso dalla vecchia storiografia, che molto spesso dei temi ornamentali ricorrono, no? Tra l'opera, diciamo, del maestro e l'opera, chiamiamoli così, di questi imitatori. Dunque, ci deve essere in qualche modo una relazione. Allora ho cominciato un po' a riflettere su chi potessero essere questi altri autori. Uno dei primi che è un po' emerso, prepotente, perché lui spetta una produzione quasi industriale al tempo, era questo monogrammista GBM che per noto anche, di cui diciamo, alcuni mobili pubblicati anche da Mario González Palacios, questo urbanista di cui non riuscivamo a capire esattamente che si celasse dietro questo monogramma, GBM. Io avevo fatto delle ipotesi, avevo pensato che fosse Gaspare Bassano, che è un altro urbanista che firma un paio di opere note, come dire, alla bibliografia, ma invece sbagliavo, perché poi qualche anno fa, per un puro caso, ho trovato in una collezione bresciana un comò dove questo monogrammista GBM, per la prima volta, devo dire l'unica, perché non ho più trovato nient'altro, finalmente si firma per esteso. E la firma estesa è Giovanni Battista Marroni. Allora, a questo punto, per esempio, abbiamo cercato di inseguire con Alessandro Vegher, che mi ha fatto un po' d'assistente negli ultimi anni, di capire chi possa essere questo Marroni, perché è un ebanista che sicuramente è in rapporto diretto per un certo periodo con Giuseppe Maggiolini, perché su alcuni dei suoi mobili compaiono dei disegni che vengono proprio dai disegni del fondo della bottega Maggiolini. Dunque ci deve essere una relazione. Questo è stato per esempio una riscoperta interessante. In mostra, no, mi sembra, Enrico, se non sbaglio, ci sono alcuni mobili che sicuramente sono, adesso lo sappiamo, sono dei mobili di Giovanni Battista Marroni, che però troviamo nelle vecchie bibliografie ancora come Bottega Maggiolini. Anche su Bottega Maggiolini vorrei fare una piccola puntualizzazione, nel senso che la vecchia dicitura Bottega Maggiolini, che includeva tutta questa produzione lombarda neoclassica intarsiata, oggi non è più, come dire, appunto, accettabile. Però io, questo un po' a partire dal 1994, ho parlato non di bottega, ma di officina. Perché? Perché un'altra di quelle cose in cui mi sono reso conto praticamente da subito è che con Giuseppe Maggiolini, e questo un po' ce lo suggerisce anche una vecchissima biografia di Giuseppe Maggiolini di fine Ottocento, Giuseppe Maggiolini in realtà è, come dire, il capo bottega, però noi non dobbiamo pensare che i mobili di Giuseppe Maggiolini siano tutti eseguiti dalle mani di Giuseppe Maggiolini. Questo vale probabilmente per le primissime opere, cioè le opere che Maggiolini esegue attorno agli anni 60 del Settecento, che sono però delle opere un po' curiose, di cui mi sto occupando, sarà un po' il mio prossimo argomento di studio, cioè il giovane Maggiolini. Cosa fa Maggiolini prima delle opere note, prima delle opere neoclassiche? Fa quello che facevano tutti a Milano, perché non nasce da nulla Maggiolini, ma nasce da un contesto, cioè fa dei mobili rococò, marocchetto, addirittura decorati da radiche, cornicette nero tinte, però che hanno delle caratteristiche particolari. E questo si vedrà, insomma, sarà appunto il mio prossimo argomento di studio e di pubblicazione, si spera nel corso del 21, pandemia permettendo. Però, torno a quello che vi stavo dicendo, a parte queste primissime opere che sono sicuramente eseguite da Giuseppe Maggiolini e probabilmente uno o due collaboratori di bottega, tutto il resto della produzione, quella più famosa, quella neoclassica che noi conosciamo, le Commode Greppi, le Commode Solabusca della Fondazione Zani,
sicuramente l'avete viste, cioè sono delle opere che appartengono, come dire, all'officina di Giuseppe Maggiolini. Noi questo lo sappiamo dai pochi documenti che abbiamo, che Maggiolini, nel pieno della propria attività, che dura 50 anni, ha un numero che va attorno ai 30-40 lavoranti, che vuol dire che qualcuno si occupa della costruzione dei fusti, che qualcuno si occupa di tradurre i disegni che i pittori e i decoratori danno in modelli per l'intarsio. Ci sono sicuramente dei collaboratori che sono i veri e propri intarsiatori. Ci sono dei collaboratori, tra cui quasi sicuramente il figlio Carlo Francesco, che si occupano delle profilature, cioè delle rifiniture a mulino sull'intarsio. C'è tutta una catena di lavoro in bottega molto coerente che fa sì che noi non possiamo parlare oggi di un mobile eseguito da Giuseppe Maggiolini, ma di un mobile, come diciamo, comodità, mobile Maggiolini, però non nell'estensione bottega che, come dire, veniva da Morazzoni e dalla vecchia bibliografia, dove in realtà appunto entrava un po' di tutto. Su questo un po' di tutto, vi dicevo, è interessante adesso, e questa è un'operazione interessante che Enrico e di mano in mano hanno compiuto con questa mostra, un po' provocatoriamente intitolata Maggiolini e Coma, mi è molto piaciuta la cosa, l'ho trovata un po' spregiudicata, cioè andare a vedere chi sono tutti questi altri che a Milano lavorano. Non sono tanti, ma secondo me si contano sulle dita di un paio di mani. Io mi sono fatto quest'idea. C'è appunto Giovanni Battista Maroni, sicuramente, e poi ce ne sono degli altri. C'è questo Gaspare Bassano che ci ha lasciato un mobile in collezione privata, che abbiamo un po' pubblicato tutti, che è di straordinaria qualità, che sembra davvero un'opera molto vicina alle migliori cose di Giuseppe Maggiolini, ma ha delle caratteristiche tecniche e un gusto ornamentale differente da quanto si faceva nella bottega di Maggiolini a Parabiago. E ci sono poi delle opere che al momento è veramente difficile, non possiamo dare un nome. Per esempio, in mostra c'è un bellissimo secretaire con la tarsia sull'anta tratta da un'incisione famosa di Gioconda Albertolli, che è una, come dire, sono queste due figure femminili, ed è un'incisione che Albertolli pubblica nel 1787. Ecco, non sappiamo, ma questo è un mobile di bellissima qualità, ma non è un mobile di Giuseppe Maggiolini, è un mobile a cui oggi non possiamo dare una paternità. Quel mobile è un tipico mobile, è un mobile pubblicato da Morazzoni, se non vado errato, Enrico, come proprio Bottega Maggiolini. Ma oggi sappiamo che non è Bottega Maggiolini, ma è un mobile di bellissima qualità. Perché in fondo cosa succede a Milano? Succede una cosa banale, cioè succede che Maggiolini ha un grandissimo successo, è intarsiatore delle loro altezze reali, tutta la nobiltà più up to date, cioè più alla moda, vuole i mobili dell'ebanista di corte, i mobili all'ultima moda, i mobili di gusto internazionale. Maggiolini non riesce, come dire, a far fronte a tutte queste commesse, e dunque ci sono una serie di, come dire, di costole della bottega Maggiolini, perché sicuramente Giovanni Battista Maroni è un collaboratore di Maggiolini per alcuni anni, attorno agli anni 70, perché ci sono dei riscontri precisi, che aprono bottega. Giovanni Battista Maroni sappiamo che ha bottega a Milano, vicino alla chiesa di San Fedele, abbiamo trovato i documenti, produce dei mobili che sono meno importanti, meno ricercati, ma ha una sua clientela, per cui lavora parecchio. Dunque, è il successo commerciale di Maggiolini che fa sì che a un certo punto si creino tutta una serie di attività che lavorano sulla scia del successo di Giuseppe Maggiolini. Ed è un capitolo, secondo me, interessante, perché è un capitolo di storia del gusto, ma è anche un capitolo di storia dell'industria lombarda. In fondo, se ci pensate, cioè, non sono altro questi che, come dire, una sorta di origini del design milanese, cioè questo rapporto che c'è tra il saper fare, tra la tradizione artigiana e, come dire, i disegni, i modelli che vengono forniti dagli architetti, dai decoratori, dai pittori, e ne nascono delle
delle opere che sono a volte di straordinario interesse, questo non solo per Giuseppe Maggiolini, ma anche per questi personaggi a cui adesso è difficile dare un nome, ma che io sono convinto, andando un po' avanti gli studi, come dire, si chiariranno, per esempio recentemente, la scorsa primavera, se non ricordo male, sono comparse al ponte in asta due commode straordinariamente interessanti, di bellissima qualità, totalmente non capite, firmate da questo signore che non avevamo mai incontrato, che si chiama Giovanni Gorla, che le firma nel 1804, mobili che però, ecco, a questo punto mi permettono, cioè ci permetteranno di costruire attorno a queste due opere datate, firmate, un piccolo corpus. Io ho già un file con alcuni mobili che non riuscivo a mettere da nessuna parte, non erano Maroni, non erano Bassano, non erano Maggiolini, e non riuscivo a metterli, cominciare a creare una famiglia. In questo caso, con la comparsa di questo misterioso Gorla, ho riunito già alcune, credo, i due commode. Poi c'è un tavolino a Villa Carlotta, molto bello, eseguito per Giovanni Battista Sommariva, un altro piccolo tavolo che conosco, che abbiamo restaurato tempo addietro. Ecco, adesso non sappiamo ancora chi è Giovanni Gorla, sappiamo che era di Canegrate, cioè un paese molto vicino a Parabiago, dunque è facile pensare che per un certo periodo sia stato un collaboratore di Maggiolini, che a un certo punto ha intrapreso una produzione autonoma, però in questo caso è una produzione autonoma molto interessante, perché ha delle caratteristiche curiose e ha delle caratteristiche che fanno sembrare le sue tarsie più fiorentine, più di gusto anglo-fiorentino, cioè si possono ancora scoprire, c'è molto lavoro da fare in merito, ecco, si possono ancora fare delle scoperte, c'è molto lavoro ancora da fare, però quello che è interessante è, secondo me, la mostra con questo titolo provocatorio di mano in mano è interessante, perché ci obbliga a guardare anche qualcos'altro e ci obbliga, cioè ci fa vedere in fondo poi come davvero si tratti di mobili molto spesso di qualità, mobili che hanno anche delle storie affascinanti, interessanti, insomma, no? Per cui è ora di smetterla un po' con questa ricerca a tutti i costi di Maggiolini. Ci sono molti mobili, ci sono veramente ancora molte cose da scoprire dentro quell'area, quel gusto. Sono anche, devo dire, credo di poterlo dire, le cose più interessanti forse da comprare in questo momento, perché si riescono a comprare ancora molto bene, ma quando c'è la qualità e quando c'è lo stato di conservazione possono essere cose molto interessanti, perché gli studi stanno comunque andando avanti, ecco, non si sono fermati. Così, credo di avervi dato un po' un'idea, ecco, di quello che io penso sia la produzione lombarda di Giuseppe Maggiolini e dei suoi, quello che poi per comodità chiamiamo imitatori. Però non voglio che questa cosa suoni troppo così, insomma, riduttiva. Ci sono delle realtà comunque molto interessanti, ecco. Grazie Giuseppe, aggiungo una cosa che secondo me è stata molto, quando hai parlato hai iniziato a togliere, sì. Ecco, un'altra cosa che mi sembra che si sia tolta un po' definitivamente, anche se l'avevi già fatto tu abbondantemente, è quest'idea un po' antiquariale che il mobile intarsiato neoclassico lombardo sia un mobile neoclassico del Settecento. In realtà vediamo attraverso anche le ultime che hai citato tu di Gorla, siamo nell'Ottocento. E trovo anche molto interessante il lavoro che ha fatto Alessandro Weger, che stasera non è qui con noi, ma su Luigi Mascaroni, che dimostra che questo autore realizza questi pannelli intarsiati con la stessa tecnica e lo stesso gusto negli anni 30 dell'Ottocento. Quindi anche questo, secondo me, è una cosa un attimino da superare, cioè non è che il mobile valga di più se è del Settecento, ma
affrontare il mobile in una maniera corretta da un punto di vista anche storico, all'interno di un ambiente, di un contesto particolare, è tutto un lavoro da riscoprire e da fare. Sì, no, sicuramente, e Maggiolini da questo punto di vista è particolarmente interessante, perché Maggiolini è davvero un autore moderno da questo punto di vista. Cioè, in fondo, se pensiamo, Maggiolini nasce nel 1738, Piffetti, Pietro Piffetti, nasce nel 1701. Pietro Piffetti hanno, come dire, entrambi lavorano circa 50 anni. Pietro Piffetti muore nel 1777, muore quasi al banco di lavoro, cioè lavora fino al mese prima, tanto che quando muore lascia in bottega ancora dei mobili non finiti, che poi verranno venduti in asta e il ricavato devoluto all'ospedale dei poveri. Però se ci pensate, li separano 38 anni, però Pietro Piffetti è ancora, intanto anche perché è sostanzialmente banista di corte, alla corte di Savoia, però rimane, come dire, ha un'impostazione di lavoro ancora all'interno della storia dell'ultimo barocco italiano. La produzione di Pietro Piffetti, dalle prime opere alle ultime opere, è come un continuo, non c'è quasi uno sviluppo stilistico. Ci sono sì delle cose che succedono in questi 50 anni, comincia a usare più degli altri materiali man mano che passano gli anni, cioè si può creare una cronologia, però sostanzialmente se voi prendete le prime opere come i grandi mobili a doppio corpo del gabinetto del maneggio segreto del re a Palazzo Reale e il tripode del Vittorio D'Albert, i madreperle e bronzi dorati, che è probabilmente una delle ultime opere di quelle che rimangono in bottega alla sua morte, cioè vedete che cioè, come dire, c'è un unicum stilistico, una coerenza stilistica assoluta, perché lavora, come dire, per un committente che, come dire, cambia ogni re, ma sostanzialmente il gusto della famiglia è quello, il gusto della società piemontese non cambia. Maggiolini, passano 38 anni, è cambiato un mondo. Maggiolini comincia, cioè Maggiolini è uno dei primi ebanisti che ha proprio, come dire, il cui gusto segue, chiamiamole le mode, segue il cambiare i cambiamenti del gusto. Vi dicevo, le prime opere che esegue tra i 20 e i 30 anni sono delle opere ancora di gusto barocchetto, di straordinaria qualità, sorprendenti, fuori dal contesto lombardo, però, come dire, che appartengono a quel gusto. C'è un passaggio che è quello della commoda chinoiserie, delle raccolte d'arte del Comune di Milano, di cui vi dicevo, che è quello del gusto internazionale del mobile Luigi XV, con le tarsie e i bronzi dorati, appartiene a questo gusto anche la scrivania di Maria Teresa, che mi sembra di ricordare è pubblicato in catalogo della mostra. C'è un passaggio successivo al gusto neoclassico, ma poi cosa succede? Succede che nel 1796 finisce il mondo dell'ancien regime, tutto cambia, arriva Napoleone, il quale poi nel 1801, nel 1800 si ristabilisce a Milano e cambia il gusto. Maggiolini diventa, a differenza di Piffetti, diventa un ebanista per la borghesia. Cioè Piffetti, quando mai? Ma Maggiolini sì, c'è, cioè le opere che Maggiolini esegue dopo il 1796, 97, 98, che poi sono anni di guerre, un po' anche di crisi economica, però sono dei mobili che esegue non più per l'arciduca, per l'imperatrice, per il vecchio patriziato, la nobiltà, il regime, ma Maggiolini comincia a lavorare per i medici, una grandissima quantità di dottori, no? Abbiamo scoperto studiando i disegni, avvocati, commercianti molto benestanti, cioè c'è proprio anche un cambio della borghesia. Ed è secondo me interessante questo percorso che Maggiolini compie, no? A differenza degli ebanisti ancien régime, questo può seguire i cambiamenti del gusto, che sono poi i cambiamenti della società. Certo, grazie. Vedevo che ci sono un po' di domande, giusto Valentina, se non sbaglio? Sì. Allora, stavo guardando. Allora, chiedono intanto per il catalogo. Sì, eccomi. Ecco. Ah, allora, sono un po' di domande, le raggrupperei non seguendo l'ordine, ma per tematica, proprio per, magari ce ne sono alcune un po' più rivolte a Giuseppe Beretti, sì, qualcosa è già stato risposto.
Per esempio, ci chiedono una domanda per Giuseppe Beretti, in realtà ha già accennato nella parte iniziale della conferenza. Che cosa l'ha portata ad approfondire la figura di Giuseppe Maggiolini e la sua produzione? Che cosa l'ha appassionata? Sì, no, le ragioni ve le ho dette, cioè un po' in fondo, cioè avevo, come dire, un po' questa voglia di studiare il mobile e poi le circostanze, cioè l'essermi trovato appunto alle raccolte d'arte del Comune di Milano per 2 anni, perché all'epoca insomma il servizio civile era giustamente punitivo e dunque io rimasi 2 anni, ebbi 2 anni di tempo per studiare in pace. E poi sicuramente io devo dire, e questo mi fa piacere dire, un rapporto con Clelia Alberici, che è stata per anni la direttrice delle raccolte d'arte del Castello Sforzesco, ha scritto un famoso libro insomma, sul mobile lombardo, un altro famoso libro credo sia dell'82 per Electa sul mobile veneto, ed è poi in fondo stata colei che ha, negli anni 70-80, cioè prima che io cominciassi a interessarmi di queste cose, a riordinare proprio anche la collezione dei mobili, a riordinare il museo dei mobili, del Castello Sforzesco. Per cui è stato, devo dire, incontro con questa donna che mi disse: Ma studi Maggiolini? Che era molto dispiaciuta, dice: Ma nessuno studia questo fondo di disegni che è bellissimo. Non lo guarda, tutti vengono al gabinetto dei disegni, ma nessuno li guarda. E io devo dire, cominciai incuriosito. Sapevo chi era Giuseppe Maggiolini vagamente, perché avevo 20 anni, 22 anni, insomma, e un po' mi affascinai a questa cosa. Insomma, ecco, questa fu la vera ragione del mio incontro con Maggiolini. Poi Mi chiedono ci nella firma chiedono. una domanda Sì. interessante a cui non ho fatto cenno e ve la insomma, rispondo volentieri. Allora, Maggiolini firma molto, molto raramente i propri mobili. C'è una modalità di firma che è un cartiglio, che probabilmente conoscete, che è un piccolo cartiglio delizioso con due putti che disegnano su una tavola di legno. È un cartiglio proprio, è un acquaforte, che incide Girolamo Mantelli e con l'iscrizione appunto Giuseppe Maggiolini e figlio, intarsiatore delle loro altezze reali. È una modalità di firma interessante, curiosa, molto moderna, quasi pubblicitaria, che però Maggiolini usa pochissime volte. Cioè io devo dire, l'ho incontrata nel corso della mia attività un paio di volte, l'ho vista su altri sul mobile al Quirinale, è però una modalità molto rara, no? Poi abbiamo qualche mobile, soprattutto che risale agli anni 97-98, cioè di grande crisi per Maggiolini e per l'economia, che sono firmati a Bulino Giuseppe Maggiolini. Uno di questi è una commoda alle raccolte d'arte del Comune di Milano, che è firmata con questa modalità e datata 1798. Però le grandi opere, i grandi mobili eseguiti su commissione su grandi commissioni, ma anche su commissione di arciducali, non sono mai firmati. Io ho la sensazione, questa è una mia idea, che però non è, come dire, magari sbaglio, non ho mai trovato un documento che lo spiega, ma io ho la sensazione che i mobili che lui firma, o con il cartiglio, una modalità molto commerciale, molto moderna, molto secondo 800, se ci pensate, o con a Bulino nella Dalsia, siano sostanzialmente dei mobili che lui esegue non su commissione, ma che esegue per il mercato. Perché noi un'altra cosa che sappiamo, che però non riusciamo molto a ricostruire, è che a Milano in quegli anni non c'è un modo di avere il mobile Maggiolini che è quello di andare a Parabiago e ordinarlo. C'è anche quello, ma ce n'è anche un altro, che è quello di comprarlo da quelli che erano i commercianti di mobili, che sappiamo c'erano. Ok? Per cui il conte Greppi, che commissiona due commode straordinarie per il proprio palazzo, una delle quali è conservata nelle raccolte d'arte del Comune di Milano, paga i cartoni con le allegorie ad Andrea Piani, che è un pittore ancora molto giovane,
E abbiamo proprio ancora la fattura, una delle proprie fatture di Giuseppe Maggiorini 1777. Non ha nessun bisogno che i mobili siano firmati e Maggiorini non firma quei due mobili, no? So come dire. Però invece i mobili che Maggiorini comincia a eseguire non a caso in anni di grande crisi 97, 98, 99 a volte sono firmati e datati, perché secondo me sono dei mobili eseguiti per il mercato. Se io vado a comprare un mobile da un mercante e voglio un Maggiorini, se è firmato sono più contento. Se c'è quel delizioso cartiglio all'interno del cassetto, so per certo, come dire, che quel mobile è eseguito a Parabiago dagli intersettori delle loro altezze reali. Cioè la firma in Maggiorini è una modalità commerciale. Non c'è un solo mobile importante di quelli eseguiti su grande commissione per il Bengioioso, per il Marchese Busca, le due commode alla Fondazione Zani, Acellatica, le commode Greco, non lo so, il grande segretario a Parma che viene eseguito per la sorella a Napoli. Non c'è uno di questi mobili firmato, cioè non c'è bisogno, so come dire, sono mobili perfettamente riconoscibili ed eseguiti su commissione. Sono i mobili eseguiti per i mercanti, secondo me, quelli firmati. Grazie mille. Poi ci domandano se si potrebbe prospettare un maggior approfondimento storico anche delle produzioni di queste botteghe che abbiamo definito come secondarie rispetto a quella Maggiorini. Sì, sicuramente, bisogna che qualcuno, a parte me, cominci ad occuparsene, anche di qualcuno giovane che abbia voglia di studiare, che spero sia il caso di Alessandro, anche di Alessandro Weger. Cioè, è questo lavoro sulle botteghe è un lavoro lungo, perché bisogna, per esempio, in questo caso di cui vi dicevo, di questa coppia di mobili comparsi al ponte di questo Giovanni Gorla, bisogna a questo punto, appena la pandemia sarà finita, andare a Canegrate, capire i registri parrocchiali, i registri comunali, cercare di capire chi è questo Giovanni Gorla, quando nasce, quando muore. Sono ricerche abbastanza lunghe, in cui a volte bisogna anche essere un po' fortunati, perché, come dire, aver sciolto il famoso monogramma GBM in Giovanni Battista Maroni è stato un colpo di fortuna, cioè aver trovato un mobile, ma uno su tanti, perché siglati io ne conosco credo una ventina, però dovevo trovare questo in una casa privata dove finalmente questo sciagurato, anziché scrivere GBM, si è preso la briga di scrivere Giovanni Battista Maroni. A quel punto poi non è stato, come dire, semplice, però poi la strada per capire davvero chi fosse era spianata, e a quel punto devo dire, con delle ricerche d'archivio un po' mirate, si è riusciti a capire davvero chi è, per cui siamo riusciti a ricostruire proprio davvero anche la famiglia Maroni. Questa piccola cosa io l'avevo fatta per una mostra da Iaccio in Francia, ma credo poi che ci sia anche sul mio sito laboratorio questa cosa su Giovanni Battista Maroni. Ed è curioso perché esce proprio la storia di una famiglia. Pensate che l'ultimo, cioè il figlio di Giovanni Battista Maroni, muore perché combatte le 5 giornate di Milano e viene ucciso. Per cui c'è questo Maroni che compare nel monumento alle 5 giornate, in piazza 5 giornate, è il figlio di Giovanni Battista Maroni, che muore nel 1848. Un colpo di fucile, perché insomma, si ribella agli austriaci. Per cui ci sono tante storie da scoprire, sicuramente. Allora, grazie. Io rispondo magari a due cose tecniche che ho visto nei messaggi, sì. Magari poi avete già risposto voi. Allora, il catalogo della mostra c'è, e attraverso online, attraverso il sito di www.anticonline.net potete richiederlo, così vi viene spedito. Quindi il catalogo l'abbiamo fatto, penso che sia anche un bel lavoro, vale la pena in caso reperirlo. Sulla visibilità degli arredi dopo la mostra, allora noi chiudiamo la mostra domenica, e praticamente dopo la mostra viene disallestita, gli arredi nostri e non venduti saranno ancora senz'altro visibili.
quindi su appuntamento, eventualmente chiamate anche qui attraverso la mail e i contatti che ci sono sul sito, molto volentieri si fanno vedere i mobili, questo non c'è ombra di dubbio. Ho visto che è arrivata un'ultima domanda che magari lascio a te, che hai accennato prima, Giuseppe, chiedono se ci saranno altre iniziative. Allora, di mano in mano senz'altro le fa, però anche Giuseppe so che è in ballo un po' di studi nuovi, stavi dicendo, no? Sì, sì, no, io sto lavorando su questa cosa che mi affascina e da tempo, che è quella che ho chiamato, un po' parafrasando il film di Tarantino, il giovane Maggiolini, cioè insomma voglio dire, ci sono, ho incontrato nel corso degli anni una serie di mobili che sono molto affascinanti e che appartengono a una produzione di Maggiolini, come dire, un po' preistorica, cioè un po' che precede le prime opere note che risalgono sostanzialmente ai primi anni 70 del Settecento, tra le quali La scrivania, eseguita per l'imperatrice Maria Teresa, La commode, le raccolte artistiche, quella di cui dicevo, con le cineserie disegnate da Piani, da Watteau e bronzi dorati, probabilmente un mobile disegnato da Agostino Gerli. C'è una produzione precedente nella quale io mi sono imbattuto ormai anni fa, nel 2002, nel 2003, per un puro caso un'altra volta, che è una produzione ancora squisitamente rococò, squisitamente barocchetto. Mi sono imbattuto in questa coppia di tavoli che poi pubblicai nel 2005 e poi ripubblicai nel 2010, che nessuno avrebbe potuto dire eseguiti da Giuseppe Maggiolini, ma che siccome sono firmati e datati, sono firmati e datati Giuseppe Maggiolini e dunque diventano, come dire, imprescindibili. E attorno a questi mobili, che sono tra l'altro di bellissima qualità, ma appartenenti al gusto rococò milanese, ma poi internazionale, perché sono tratti, come dire, dalle stampe di Habermann, dalle stampe tedesche degli anni 40 del Settecento, ho cominciato a riunire un piccolo gruppo, a creare anche qui, come dire, una famiglia, come si fa per, come dire, gli imitatori. E anche qui la famiglia è un po' cresciuta e sono cresciute poi le ricerche, un po' anche di documenti, di disegni legati a questo gruppo, e ci sto lavorando. Vorrei fare qui da me, insomma, in laboratorio, una piccola mostra come quella che feci anche 2 anni fa, raccogliendo alcuni di questi mobili, pubblicando un piccolo catalogo, un piccolo libretto. Vediamo se si riuscirà a fare in autunno, insomma, se tutta questa cosa sarà un po' passata e si potrà uscire, invitare persone, insomma, aprire uno spazio che non è grande come di mano in mano, è anche un po' più piccolo, e vorrei farla volentieri, insomma, mi farà piacere. Poi magari chiederò anche a Enrico di comunicarla molto volentieri, anche chi voglia possa poi venire, insomma. Sì, questo molto volentieri. Bene, io se non ci sono altre domande direi che ringraziamo Giuseppe e tutti voi. Chi non fosse ancora riuscito, visto che siamo ancora in zona gialla, sempre su appuntamento, abbiamo ancora 2 giorni di tempo per visitare la mostra e vedere i mobili, e abbiamo dato anche disponibilità per le videochiamate. Chiaramente non è come vedere le cose dal vivo, però quella disponibilità lì c'è. Vi ringrazio ancora tutti. Giuseppe, grazie mille della tua disponibilità, come sempre. Grazie a voi, mi avete ascoltato. No, è stato un piacere. No. Dai, e un saluto a Alessandro che non ha potuto partecipare, e domani lo sentiremo. Grazie a tutti e buona serata. A presto. Arrivederci. Ciao.